Sono Andrea Redelli, mi presento intanto, mi occupo di ricerca e sviluppo per la parte dell'Email Security Gateway. In questo breve webinar di mezz'ora barra un'ora andremo a vedere le principali novità della nuova release 4.7 uscita a inizio gennaio. A fine webinar si potranno ovviamente fare domande su quello che è stato discusso. Poi vedremo se farle via chat o tramite il microfono. Per questo webinar introduttivo mi sono comunque basato sulle release notes che noi rendiamo pubbliche al link che vi ho indicato. Comunque sul sito della documentazione online trovate tutte le release notes di ogni release. In più, ora, da di tempo mostriamo anche le release notes di tutte le minor release che vengono rilasciate e installate automaticamente dai vostri ESBA durante il ciclo di vita di una release. Partiamo dalle nuove features e cambiamenti che sono stati introdotti nella 4.7. È stato introdotto un Adaptive Trust Engine che vedrete nel message detail di un messaggio. In particolare, tramite i dati che già dalle release precedenti raccogliamo sulla storia di scambio mail tra un mittente e un destinatario, abbiamo la possibilità di, appunto, tramite un algoritmo, di dare, assegnare un punteggio di trust in base alla relazione che c'è tra un mittente e un destinatario. Questo punteggio viene assegnato sia valutando, lo scambio di mail tra due singole persone, sia valutando lo scambio di mail che c'è stato tra i due domini, quindi tra eventuali altre persone dello stesso dominio. Per la parte di utenti abbiamo aggiunto in questa prima fase il supporto ai read-only administrator e ai domain administrator read-only, quindi sarà possibile creare un utente amministratore in sola lettura che può vedere tutte le configurazioni dell'appliance ma non le può modificare. Stessa cosa per i domain administrator. Per quanto riguarda la parte di Impersonification Protection, ex Whaling e Phishing Highlight a livello di interfaccia grafica, poi andremo anche a vedere quali sono stati i cambiamenti. Abbiamo aggiunto la possibilità di aggiungere a tutte le mail in ingresso un banner. Questo banner è un banner che viene appeso in cima al body della mail. Per tutte quelle mail che provengono dall'esterno, per mittenti che è la prima volta che vi scrivono, quindi i first time senders, come potete vedere. Di recente abbiamo siglato una partnership tecnologica con Cofense dopo quella con Palo Alto e abbiamo integrato nel nostro prodotto la possibilità di creare un connettore verso il loro triage in modo che tutte le segnalazioni che fanno gli utenti Cofense tramite appunto il loro prodotto vengano girate automaticamente anche ai nostri laboratori nello stesso medesimo modo in cui lo potete fare voi tramite submit false positive o false negative. Quindi abbiamo un ulteriore canale per ricevere segnalazioni per poter poi migliorare il prodotto. La detection del prodotto. Abbiamo rifatto completamente sia l'Outlook Add-in, chi di voi lo usa saprà che avevamo una versione un po' vecchiotta, adesso è stato completamente riscritto con le API native, come add-on nativo di Microsoft. In più, oltre a riscriverlo e quindi ad avere una nuova versione funzionante su tutti gli Outlook e per tutti i mail server, abbiamo anche aggiunto come nuova feature la possibilità per l'utente, cosa che non può fare dall'interfaccia web di ESBA, di segnalare direttamente dei falsi negativi ai nostri laboratori o dei falsi positivi. Quindi, nel caso l'utente riceva una mail sul suo Outlook, può segnalarla come falso positivo ai nostri laboratori oppure come falso negativo direttamente dalla lista di mail quarantinate che vede nell'Outlook Add-in. Le app mobile Android e iOS anche esse sono state completamente riscritte. Come nuova feature è stato aggiunto l'email continuity anche nella mobile app. Quindi l'utente direttamente dalla mobile app potrà rispondere o comporre un nuovo messaggio nel
nel caso in cui, appunto, come nel caso dell'email continuity per l'interfaccia web, il mail server avale non sia raggiungibile, o comunque se non ha configurato il suo client di posta sul cellulare, potrà usare direttamente l'app di ESDO per rispondere o generare nuove mail. L'email continuity, appunto, è stata potenziata. Adesso nell'email continuity, in base alle impostazioni correnti, può avvenire la riscrittura degli URL anche nelle mail mostrate direttamente dall'interfaccia web. Quindi tutte le mail mostrate dall'interfaccia web, come ben sapete, vengono sanitizzate a livello di HTML mostrato, quindi viene fatto un parsing, una sanitizzazione prima di essere mostrate. In più, ora, se l'utente o il dominio ha abilitata la URL signed, si troverà i link riscritti, quindi non potrà, diciamo, infettarsi perché ha aperto il body di una mail direttamente dall'interfaccia web di ESBA. In più, nell'email continuity, adesso tutte le mail che vengono generate da quella funzionalità, quindi i reply, i forward, le nuove mail, ora è possibile anche generare una nuova mail, passano attraverso la scansione di Libra ESBA, quindi un utente invierà una mail a un destinatario remoto scansionata da Libra ESBA. Per la parte di URL send abbiamo introdotto il white labeling, come per la parte di interfaccia web. Richiede la sottoscrizione di una licenza aggiuntiva per il white labeling. Con il white labeling della URSS, poi lo vedremo, l'utente potrà cambiare il logo mostrato al posto di Libra ESBA, il colore primario al posto appunto del verde Libra ESBA con il proprio colore, e in più gli verrà fornito un URL personalizzato sotto il dominio ursend.com, quindi non punterà più a ursendesbalab.com, ma punterà al proprio dominio, al proprio Hostname personalizzato sotto urlsend.com con un certificato HTTPS valido. Per la parte di LDAP, ora si possono configurare in maniera più libera alcuni campi, tra cui l'indirizzo email principale, che prima era forzato sul campo mail, che tendenzialmente era uguale per tutti gli LDAP server. Adesso di default verrà proposto il campo mail, ma sarà anche customizzabile. E poi nel caso in cui l'utente non voglia utilizzare il campo mail come indirizzo di destinazione del report di quarantena, ma voglia usare ad esempio lo username, nel caso in cui quello sia una mail, è liberamente configurabile in base alle proprie esigenze. Abbiamo fatto un restyling di tutte le notifiche mail, quindi le mail di scadenza licenza, dello stato dei servizi, per renderle, diciamo, graficamente tutte coerenti e più chiare. Account Takeover Protection è il rename del vecchio SMTP policy quota, a cui è stata aggiunta una policy di access control, che poi vedremo come configurare, che ti permette di abilitare delle policy di reject in base a una policy su sender e recipient. È stato introdotto un nuovo supporto remoto. Il vecchio supporto remoto sulla porta 25 rimarrà disponibile. Di default verrà utilizzato un nuovo supporto remoto che usa la porta 443, quella dell'HTTPS, oppure la porta 505 a scelta. Nel nuovo supporto remoto, una volta abilitatoci, avrete visibilità dall'interfaccia web che il supporto remoto è attivo in quel momento, al contrario del vecchio. Quindi potrete vedere nel momento in cui chiudiamo la connessione, avrete un feedback che la connessione è chiusa, in più potrete eventualmente chiuderla voi qualora vogliate interrompere il remote support. In più, il remote support è anche persistente al reboot, quindi nel caso fosse necessario un reboot dell'appliance, non dobbiamo richiedervi di aprire il supporto remoto, ma rimarrà aperto fino a nostra chiusura o vostra chiusura. Nella 4.7 sono stati aggiornati gli Hyper-V Tool e l'aggiornamento da questo momento in poi sarà automatico, quindi abbiamo agganciato i repository di Microsoft. E l'appliance verificherà e installerà automaticamente nuove versioni degli Hyper-V Tool.
Per la parte di SNMP, nel caso di cluster, abbiamo slegato, abbiamo tolto la configurazione SNMP dalla replica in modo che si possano configurare, avere differenti configurazioni per ogni nodo. Quindi nel caso in cui nel vostro cluster ci siano i due nodi, in reti, ovviamente in reti geografiche separate, e abbiate due diversi sistemi di monitoraggio in base alla posizione del server per analizzare l'appliance via SNMP, potete appunto configurare su ogni nodo un differente sistema di monitoraggio. Andiamo a vedere gli improvements che ci sono stati molto velocemente, poi nel caso approfondiamo dopo. Di Kim è possibile esportare le chiavi pubbliche nella parte di mail log viewer, qualora appunto non usiate un syslog per farvi forwardare i log dell'appliance. Abbiamo aggiunto la possibilità di scaricare e vedere tutti i log presenti sull'appliance, quindi non solo i log del giorno corrente, ma avere possibilità di accedere a tutti i log presenti sull'appliance che di default sono 30 giorni. SMTP Policy Quote è stato rinominato, anche l'impersonation protection, perché è stata aggiunta anche la parte di external warning che abbiamo anticipato prima. Per la parte di HTTPS, nel momento in cui viene generato un certificato tramite Let's Encrypt, viene automaticamente flaggata l'opzione Force SSL presente nelle System Preferences, in modo da, diciamo, fare un redirect diretto a HTTPS nel caso in cui l'utente acceda ancora in HTTP. In più, per la parte sempre di HTTPS, che poi è scritto più sotto, vengono mostrati i dettagli del certificato, quindi potete avere indicazione di quale certificato è installato in quel momento con i dettagli. Stessa cosa per il certificato per l'SMTP, certificato TLS per l'SMTP. In più, nel caso in cui venga usato Let's Encrypt, si può automaticamente, tramite un pulsante, dire all'appliance di usarlo anche per l'SMTP, per il TLS sull'SMTP, quindi si può avere anche per la posta elettronica un certificato TLS valido, non self-sign, quindi diverso dal default che è autofirmato. Nella parte di report abbiamo aggiunto la possibilità di filtrare per trusted source, quindi per tutti i server specificati nelle trusted source, che solitamente poi coincidono con i mail server che usano Azure per spedire, quindi con la posta in uscita. Nella parte di dashboard abbiamo aggiunto nuovi grafici. Questi nuovi grafici vi permettono di avere anche indicazione, oltre dello spazio occupato a livello di swap, anche informazioni sulla RAM, sulla CPU, e per quanto riguarda i dischi, oltre ad avere indicazione sulla percentuale occupata, avete indicazione anche della dimensione del disco. Rispetto a prima potete vedere il disco di quarantena in quel momento quanto è grosso, oltre a sapere in percentuale quanto è occupato. Nel dizionario e nello span report sarà possibile vedere qual è la parola o qual è l'IP o il dominio presente nel testo della mail che ha fatto scattare la regola. Quindi nel message detail, nella parte di spam report, avete indicazioni di tutte le regole scattate sull'appliance. Nel caso in cui scatti una regola di dizionario o nel caso in cui scatti una regola di reputazione per un IP o un dominio presente nella mail, quindi nella mail c'è un IP o un dominio identificato come malware, come dominio pubblicitario, come black, e via dicendo, avrete la possibilità di vedere qual era il dominio o l'IP che ha fatto scattare quella regola, quindi avere subito un'indicazione visiva immediata. La parte di Dangerous Content Release Override è stata rimossa, è stata, diciamo, è stata inglobata nella parte di User Capabilities, quindi di permessi utenti, che è stata introdotta. Quindi l'utente potrà rilasciarsi la mail in auto. Dunque, gli amministratori potranno sempre rilasciare le mail di virus o infette nel caso in cui, dopo l'analisi, lo ritengano corretto.
L'utente invece dall'interfaccia non potrà più rilasciarsi la mail in autonomia se non gli è stato dato il permesso. Quindi non siete più obbligati a non dare l'accesso all'interfaccia web nel caso in cui voi vogliate che l'utente non possa mai rilasciarsi la mail in autonomia. La password ora è richiesto che sia minimo di una lunghezza di 8 caratteri. Nella parte di Advanced Settings, la funzionalità di Full Whitelist che vi permetteva di bypassare totalmente i controlli di ESBA, in quella parte è stato introdotto un livello intermedio in cui si può bypassare tutti i controlli, ma fare comunque una scansione antivirus, quindi un livello intermedio tra il no scan e lo scan completo. Il conteggio di licenza, che in alcuni casi impiegava parecchio tempo a concludersi in base al numero di mail al numero di record presenti sul database, è stato reso incrementale in modo da renderlo più veloce. Sono stati portati miglioramenti sul database, quindi molte tabelle sono state, diciamo, è stato cambiato il, sono state aggiornate molte tabelle in modo da renderle più performanti e più sicure. Parte di SPF, abbiamo aggiornato il daemon all'ultima versione e abbiamo aggiunto la nostra pagina di diagnostica spflibreso.com in sostituzione del vecchio link a openspf.net che non era più attivo. Quindi abbiamo introdotto noi una pagina di diagnostica che per dare le stesse informazioni anche in maniera più chiara, che dava il vecchio sito openspf.net, quindi nel log di rifiuto a livello SMTP per SPF di una mail non ci sarà più il link che punta al vecchio openspf.net, ma verrà linkata la nostra pagina. Mio internal monitor for HTTPS Service Availability and Recovery. Abbiamo aggiunto un nuovo controllo interno a LibreEdo per verificare che l'interfaccia web sia raggiungibile e che sia disponibile e con un sistema di recovery automatico nel caso in cui appunto il daemon del web server non risponda correttamente. Nel mail encryption abbiamo disabilitato il sensitive header abilitato di default, quindi nel momento in cui acquistate o avete il modulo di mail encryption, non è presente nessun trigger di cifratura configurato. Le mail verranno cifrate solo dopo che voi avrete abilitato uno dei trigger. Prima di default, quello sul sensitive header era abilitato di default. Abbiamo tolto questo default. Sono stati aggiunti molti miglioramenti per la parte di visualizzazione dei dettagli dei messaggi. Quindi abbiamo innanzitutto separato nella prima tab tutta quella parte di informazioni che arrivano a livello envelope rispetto a quelle che si basano sugli header della mail. A livello envelope abbiamo reso evidente per SPF di KIM e DMARC qual è stato l'esito dell'analisi, mentre prima lo potevate vedere negli header, dovevate controllare gli header per poter trovare questa informazione. Adesso è stata messa in forma tabellare e chiara. È stato aggiunto, beh, appunto, come vi dicevo, la TE per dare un punteggio di trust tra mittente e destinatario. È stata aggiunta l'informazione se la mail arriva da una trusted source, quindi o da una trusted network o tramite un SMTP autenticato. La regola di whaling viene messa in cima allo spam report, quindi la regola di whaling era una regola con punteggio zero che determinava il blocco della mail. È stata aggiunta in cima in modo da rendere chiaro che la mail è bloccata per quel motivo. In più è stata aggiunta nella tabella dove vengono mostrati tutti gli allegati presenti nella mail un link che vi permette di cercare l'hash della mail direttamente su VirusTotal, quindi un link diretto alla pagina di ricerca, qui viene già passato l'hash della mail. È stata migliorata la detection il sistema di check automatico della partizione di quarantena in modo da prevenire in maniera più efficace l'utente
l'occupazione totale del disco di quarantena, avvisare l'utente del superamento della soglia di allarme e di fare in maniera più efficace la pulizia delle vecchie mail. Mi dicono via chat, rispondo subito a questo punto, anche se avevo, diciamo, posticipato le domande alla fine, che la pagina SPF livresno.com non funziona. Sì, il link in realtà non punta alla index di quel sito, ma punta alla pagina why, dove poi nella query string vengono appese le informazioni, quelle che venivano appese anche nella vecchia pagina, quindi sul mail from, sul to, sull'IP da cui arrivava la mail, e se il check SPF era fallito sul mail from o sull'ILO della mail. Quindi se andate nella pagina why dovreste vedere che risponde why, come, perché. E poi però beh, per avere un output, diciamo, dovete poi aggiungere automaticamente nella query string le informazioni necessarie per mostrare perché la mail è stata bloccata per SPF. White label, abbiamo migliorato il white label, abbiamo rimosso l'indicazione di Libra ESVA anche da tutte le pagine che l'utente può raggiungere. Mi spiego meglio. Tutte le pagine che l'utente può raggiungere, in tutte le pagine che l'utente può raggiungere, la pagina non, nella, pa nella barra degli indirizzi non si vedrà più una pagina con la stringa Libra ESVA, ma sono state rese, diciamo, white label, quindi è stata rimossa quella stringa. In più, forse è stato scritto dopo, è stato correttamente configurato il white label anche nella mail automatica che viene inviata all'utente quando c'è attiva la funzionalità di auto-populate use, quindi quando un utente viene creato automaticamente o viene importato da un file di testo e all'utente viene mandata una mail dove gli dice che l'utente è stato attivato. Nel caso in cui il white label sia attivo, in quelle mail non saranno presenti riferimenti a Libra ESVA. Nelle whitelist e blacklist abbiamo definitivamente sistemato la parte di check only envelope, che è attiva di default nel caso di whitelist e disattiva di default nel caso di blacklist. Quindi nel caso in cui un utente voglia blacklistare un mittente, ad esempio dai link in firma, quella blacklist si applicherà sia alla parte envelope sia alla parte header della mail. In questo modo, se l'utente vuole blacklistare una newsletter, lo potrà fare perché la blacklist si applicherà anche alla parte header e non all'envelope. Authentication test. Nell'authentication test tool è stato, diciamo, pulito e reso più snello e comprensibile l'output. Quindi quando volete testare tutto il processo di autenticazione dall'authentication test tool, adesso avrete un output meno verboso e più chiaro ed efficace. Per la parte di API, sono stati fatti degli improvement sulla parte di search message per includere tutte le tipologie di blocco ed è stata aggiunta nell'API di release message la possibilità di inviare la mail non al destinatario originale, ma a un destinatario terzo, come è già possibile fare dall'interfaccia web, tramite o l'ID dell'utente oppure la mail a cui fare il rilascio. Adesso andiamo a approfondire le feature principali della 4.7, partendo dall'Adaptive Trust Engine e l'External Warning. Per quanto riguarda l'External Warning, abbiamo aggiunto la possibilità di avere questo banner che viene appeso nel body della mail, in cima al body della mail, che va a identificare tutte le mail che provengono da un first time sender, quindi da un mittente che è la prima volta che scrive una mail verso l'organizzazione.
Questa funzionalità, nel momento in cui viene attivata, ha bisogno di 15 giorni di storia prima di iniziare a lavorare. Quindi, nel caso di una macchina già in produzione che viene aggiornata alla 4.7, di default la feature è disattivata perché non vogliamo cambiare il comportamento dell'appliance durante l'upgrade. Nel momento in cui viene abilitata, è subito attiva. Nel caso in cui l'appliance sia stata appena deployata e non abbia ancora 15 giorni di storia, fino al 15° giorno non viene aggiunto questo banner per evitare che, ovviamente, in un'appliance nuova tutti i mittenti siano first time sender. Il testo non è ancora customizzabile, l'abbiamo già in roadmap di renderlo customizzabile a breve. È possibile creare delle whitelist basate su mittente destinatario, quindi per un determinato dominio mittente, ad esempio, non applicare mai questo banner. L'Adaptive Trust Engine è anch'esso basato di fatto sugli stessi dati, quelli sul First Time Sender, che raccoglie appunto dati su il numero di mail e la data della prima mail ricevuta da un determinato mittente. Per funzionare ha bisogno di avere anche le informazioni sul traffico in uscita, quindi non solo sapere che un mittente ha già scritto a me o uno dello stesso dominio ha già scritto a un'altra persona dell'organizzazione, ma anche bisogno di sapere se poi c'è stata una risposta, quindi lo scambio di mail non è stato solo in ingresso, ma in ingresso-uscita. E questa, diciamo, indicazione tramite questa barra è un'informazione disponibile nel message detail, nel primo tab sui message headers. Outlook ID e mobile data. L'Outlook ID supporta Office 365 Exchange Mail Server. Nell'Outlook ID il multi-user deployment è veloce e immediato, sulla nostra documentazione è disponibile ovviamente tutte le informazioni per poterlo fare sui vari mail server. Dall'interfaccia web di ESVA è possibile raggiungere il file manifest che può essere configurato su Exchange o su Office 365 o tramite link o tramite upload. E da quel momento in poi tutti i client Outlook al primo avvio si troveranno già attivo e configurato il plugin Outlook senza necessità che l'utente metta username, password, il vecchio token che era necessario generare su ESBA per dominio. Non sono più necessarie queste informazioni. Nel momento in cui viene fatto il deploy da Exchange o da Office 365, l'utente si troverà già il plugin Outlook attivo. Il plugin Outlook tramite l'utente loggato in Outlook saprà già poi quale utente loggato e andare a recuperare da ESVA le informazioni necessarie poi da mostrare all'utente. In più, come vi ho già anticipato, è possibile fare il submit dei sample direttamente da Outlook, quindi farlo fare direttamente all'utente da Outlook senza accesso all'interfaccia web. Per la parte di mobile app, anche qua è disponibile per iOS e Android. Come vi ho già anticipato, non richiede più il token. Queste user API, se vi collegate all'interfaccia, vedrete che sono ancora disponibili, ma deprecate. Dovrà solo inserire, in questo caso dovrà inserirlo l'utente, il suo indirizzo email e la sua password di dominio, o se utente locale, password locale, ma tendenzialmente sarà sempre un utente di dominio. Come funzionalità aggiuntiva è stato introdotto l'email continuity, quindi la possibilità di comporre un nuovo messaggio, rispondere a un messaggio, forwardare un messaggio direttamente dall'app. Questo messaggio viene generato dall'app, mandato all'ESVA, all'appliance ESG, che analizzerà il messaggio e poi lo spedirà. Per quanto riguarda la parte di Send White Label, è un'opzione a pagamento. La customizzazione riguarda il logo che viene messo al posto del logo di Libra ESVA.
Vi do già un'informazione tecnica, il logo è richiesto in formato SVG se disponibile oppure PNG. La seconda customizzazione che è possibile fare sono il colore primario, quindi cambiare il verde LibreESBA con il colore dell'azienda, lo stesso colore primario che avete settato nell'interfaccia web di ESBA, se avete fatto il white label dell'interfaccia web. LibreESBA vi fornirà un custom URL, quindi il custom URL non viene scelto dal cliente, ma viene fornito da LibreESBA. Sarà un custom URL sotto il dominio urlsendl.com, dove il sottodominio sarà il nome dell'organizzazione. ATP Access Control abbiamo aggiunto nella parte di ex modulo SMTP Policy Quota la funzionalità di Access Control che permette di creare delle regole di reject basate su mittente e destinatario. Questa feature si può sfruttare per, diciamo, ardenizzare, rendere sicura la spedizione tramite LibreESBA di mail proveniente da Office 365. Come se usate ESBA per spedire tramite Office 365 saprete che c'è un problema di sicurezza che hanno tutti i gateway di sicurezza che vengono configurati su Office 365 per spedire le mail perché Office 365 non ti dà la possibilità di fare un SMTP autenticato. Tramite questo modulo di Access Control è possibile controllare tutta la posta in uscita per andare a bloccare tutte le mail che provengono come sorgente da un dominio che non è negli domini interni verso una destinazione che non è tra domini interni. Quindi evitare tutti quei relay non autorizzati da IP che sono nelle trusted network. Come sapete, il relay su ESMA, se l'IP non è nelle trusted network, non è autorizzato. In questo modo riusciamo a renderlo ancora più sicuro andando a impedire che uno possa usare ESMA per spedire, quindi questo trust viene fatto tramite il mittente e il destinatario della mail. Quindi tutte le mail esterno verso esterno che potrebbero essere generate da un altro tenant Office 365 che risulta trustato perché avete trustato tutto il range di IP di Office 365 per poter spedire tramite ESBA, verranno rifiutate. Adesso andiamo a vedere i bug fix e i security improvement che sono stati introdotti nella 4.7. Whitelist e blacklist abbiamo cancellato tutti gli empty data, quindi tutti quei record vuoti che prima era possibile inserire, adesso non è più possibile, che possono interferire con l'analisi. Nella parte di attachment warning, quindi gli allegati testuali che vengono aggiunti alla mail quando viene rimosso o sanitizzato un allegato, abbiamo implementato un workaround per un bug di visualizzazione sul client mail di Apple. Parte di attachment filters c'era un limite troppo basso come lunghezza come numero di caratteri dell'estensione l'abbiamo aumentato. Nel distributor setup non sempre venivano correttamente replicate con i permessi giusti le chiavi di key, adesso vengono replicate sempre con i permessi giusti. Se viene fatto un import di uno o più nuovi domini tramite file di testo, adesso verranno inizializzate le impostazioni delle sandbox correttamente. È stato corretto un errore sul conteggio che veniva fatto dal plugin AVL per quanto riguarda la normalizzazione del conteggio di spam. Nella parte di message detail abbiamo dato evidenza maggiore alle nostre regole GRBL Unidomain, quindi per modo da far sapere all'utente che sono regole di reputazione. Per la UI, è un bug fix bar improvement, abbiamo rinominato la parte di virus in infection.
tutte le label virus sono state rinominate in infection. In più, poi forse si vedrà dopo, per la parte di Quicksand, in alcuni casi la mail appunto verrà flaggata direttamente come infection e non più come Quicksand, in modo da impedire all'utente il rilascio. Questo probabilmente è scritto dopo nei security fixes. Per la parte di quarantena, abbiamo aumentato la frequenza con cui, i permessi delle mail in quarantena vengono verificati ed eventualmente sistemati, in modo da evitare che una mail in quarantena non sia disponibile subito per il rilascio. Il Myos Name, la validazione del Myos Name nel Methylva Assay Settings, quindi lo SNAME che viene mostrato nel banner SMTP, è stata migliorata. Abbiamo impedito che venga usato un fully qualifying hostname non valido. Nella valid recipient list non ci saranno più presenti record vuoti non cancellabili, quindi sono stati puliti eventuali record vuoti non cancellabili e non verranno più creati. Era un issue visivo più che altro perché non causava nessun problema, è stato risolto. Il logwatch, la mail che viene generata tutti i giorni dall'appliance con informazioni sui log che sono stati generati nella giornata precedente, adesso viene impostato correttamente il mail from e il mail to in base alle system preference dell'appliance, in base all'admin email settata nelle system preferences e in base al mail from che sta ah, e il mail from viene generato correttamente in base al dominio dell'appliance. Per la parte di regole anti-spam custom viene impedita la creazione di regole con un nome non valido, quindi regole che poi non vengono applicate. In particolare non era possibile creare regole che iniziassero con un numero e che avessero dei caratteri speciali al loro interno. Nell'SMTP out è stato rimosso il warning riguardo i record duplicati. Abbiamo cambiato la configurazione di RSyslog in modo da evitare pacchetti persi. Nella parte di SMTP reject abbiamo aggiunto le regole per identificare SPF failure che non venivano loggati. In più, alcuni SPF failure che venivano loggati in altro modo sono stati corretti, adesso vengono tutti loggati correttamente. Per la parte di cluster monitor, quando ho fatto il reset, viene verificato che venga fatto un flush all su tutti gli host, quindi che tra i due nodi vengano flashate, quindi pulite tutte eventuali regole di blocco, eventuali query appese. Firewall check, quindi il check delle porte del firewall, adesso è molto più affidabile, quindi vengono verificati molti più codici di ritorno che vengono restituiti dai controlli che vengono fatti per verificare che la porta sia aperta, quindi adesso è molto più affidabile. Per la parte di user import, come vi anticipavo, ora tutti gli utenti importati tramite autopopulate o tramite importazione da file di testo che generano delle mail verso l'utente che lo vanno a avvisare che gli è stato creato l'utente e gli vanno a fornire la mail di autogenerata e via dicendo, rispetteranno il white label se configurato. Nella parte di ClamAV, quello che vedete o dalla pagina di System Update o direttamente dalla pagina di configurazione di ClamAV, ora viene correttamente identificato in tutti i casi lo stato dell'update delle signature. Per la parte di URL send è stato rimosso il rewrite per i domini .local e .intranet, quindi se avete degli hostname che puntano a reti locali, questi non vengono iscritti. La local RBL sono stati rimolti molti log di debug che andavano ad appesantire il file di log dell'appliance. Sono state cambiate vabbè, le label per rispettare il nuovo branding di Libre ESBA e Security Gateway. Sono state stabilizzate qua dice le app getMailLog e getSpanLog che andavano a operare query su tabelle molto grosse dell'appliance, quindi sono state migliorate a livello di stabilità e velocità. Per
la parte di Quicksand è stato corretto un bug che determinava il blocco dello zip, anche nel caso in cui poi il file al suo interno non contenesse un contenuto attivo da bloccare. Quindi in alcuni casi veniva erroneamente flaggato uno zip come da bloccare, anche nel caso in cui la Quicksand non avesse rilevato nessun file al suo interno da bloccare o da pulire. Questa cosa non succederà più. Adesso andiamo a vedere l'ultima parte dei security fix. È stato cambiato fondamentalmente tutto il sistema di autenticazione e gestione utenti. Poi ci ha permesso di creare gli utenti ridogli, ci ha permesso di aggiungere delle capabilities sull'utente. E appunto questo nuovo sistema di autenticazione e di autorizzazioni permette appunto delle capability più granulari e anche l'implementazione di nuovi ruoli. Nella login è stato aggiunto la cross-site request force protection, quindi viene verificata che la login avvenga dalla pagina web, dalla index, dalla pagina di login di LibreOffice e non possono essere generate delle richieste di login in altri modi. Tutta la parte di password recovery e passwordless è stata migliorata. Per la parte di password recovery, nel caso in cui l'utente chieda di recuperare la password per un utente importato tramite LDAP o Office 365, quindi che non ha una password in locale, verrà fatto scattare, verrà triggerato il meccanismo di generazione del cookies di autenticazione senza password, dove applicabile. Invece per la parte di recupero password per l'utente locale viene generata una one-time password che l'utente dovrà cambiare. Per la parte di password authentication adesso potrà viaggiare solo in HTTPS, non più in HTTP, per evitare che il token che viene generato poi durante il meccanismo di verifica di chi ha fatto la richiesta possa essere letto e riusato. Per la parte di TLS, come vi anticipavo, il certificato Let's Encrypt per l'HTTPS potrà essere usato anche per l'SMTP, e quindi avere un certificato non self-sign anche per il TLS su SMTP. Il DNS primario non sarà più evitabile per evitare misconfigurazioni dell'utente che possono causare anche problemi di sicurezza. Come ben sappiamo, tutti i sistemi di reputation sono basati su query DNS, quindi la reputazione di un IP, di un dominio, viene fatta tutta tramite query DNS verso i servizi esterni di reputation o verso i nostri servizi di reputation. Il DNS locale 0000 è di un ordine di grandezza più veloce di tutti i DNS possibili, va direttamente a interrogare i DNS autoritativi. Non sarà più quel campo, non sarà più editabile, quindi potrete eventualmente solo cambiare il DNS secondario o usare un DNS forward. Gli anti-spam check ora vengono applicati interamente a tutta la mail, onorando appunto eventualmente il limite di grandezza massima di una mail. Prima non veniva analizzata tutta la mail, ma solo fino a un certo punto. Adesso l'analizziamo sempre tutta. Abbiamo visto che questo non ha un impatto sui tempi di analisi, quindi non avrete un rallentamento dell'appliance. Per la parte di Quicksand, ora le mail pericolose, quindi quelle che hanno un contenuto attivo pericoloso e che decidiamo di flaggare in quel modo, vengono flaggate come infection per evitare che l'utente poi le Guardando per fare usiamo la chat magari dopo, oppure le domande via voce facciamole alla fine per evitare che ci sia casino. O magari. Adesso finisco, poi ci sarà la parte di domande, appunto. LibreSwap Update, abbiamo un nuovo sistema di update che supporta le transazioni e le CDN deployment. Quindi abbiamo un sistema di update distribuito su delle CDN molto più affidabile e veloce. Abbiamo separato i cookie HTTP-HTTPS per quanto riguarda la. No, abbiamo separato le sessioni HTTP da quelle HTTPS per migliorare la sicurezza dei cookie. Per la parte di URL send, molto importante,
Ora di default vengono riscritti anche i link non formalizzati direttamente come link nella parte HTML della mail. Mi spiego meglio. Nella parte testuale venivano identificati e riscritti tutti i link. Nella parte HTML venivano riscritti tutti i link dentro un tag A. Nel caso in cui ci sia un link non presente in un tag A, quindi non formalmente definito come link, che però il browser ti rende cliccabile, il browser, scusate, il client di posta ti rende cliccabile perché lo identifica tramite le sue euristiche come link. Noi tutti quei link li andiamo a identificare, li andiamo a incapsulare in un tag A che creiamo noi, e nel tag A andiamo a riscrivere il link nella parte href e per poi mostrare poi all'utente il link non riscritto visivamente. Quindi lo facciamo diventare un link HTML formale per poi riscriverlo. Questo è abbastanza importante. Nella parte di attachment field sono state aggiunte nuove estensioni di default, quindi sono state aggiunte delle nuove estensioni bloccate come default. Ora per la parte di user capabilities, che in questo momento si limita, ma poi verrà espanso alla parte di azioni del report di quarantena. Nel caso in cui l'utente nel report di quarantena non possa fare il release, quindi possa fare solo il mark for release o non abbia nessuna azione, questa stessa configurazione si rifletterà anche sull'interfaccia web, quindi nel momento in cui si logga, anche lì non potrà fare il release, ma potrà fare il mark for release, oppure non fare vedere solo la mail senza fare azioni. E per la parte di thread remediation, l'azione di recall ora mostra all'utente, all'amministratore che fa il recall della mail, anche se l'utente ha letto o meno la mail prima di fare il recall. Quindi tu quando fai il recall di una mail hai indicazione se stai facendo il recall di una mail che l'utente non ha neanche letto oppure se l'utente comunque aveva già visto quella mail prima che tu avessi fatto il recall.